limite per x che tende x con 0 di f di x meno f di x con 0 tratto x meno x con 0, ovviamente se questo richiede possiamo questo limite anche scriverlo così, questa informazione anche scriverla così, è uguale a possiamo anche scriverla così, contrario f di x meno f di x con 0 fratto x meno x con 0 è uguale a f' di x con 0 più una quantità infinitesima. Perché sappiamo che se faccio il limite questo deve tendere a questo, quindi se voglio scrivere sono uguali, la differenza, se volete, la differenza deve tendere a zero e quindi la differenza deve essere una quantità infinitesima. La quantità infinitesima generica abbiamo chiamata sempre o piccolo di 1, quindi o piccolo di 1 significa semplicemente che il limite quando x che tende, per x che tende a x con 0 di o piccolo di 1 fa 0. Oh, purtroppo qua non ci posso scrivere o piccolo di 1 in x con 0, non si usa scrivere, però è o piccolo di 1 per x che tende a x con 0, sugli altri punti non è infinitesimo. Adesso per scrivere meglio questa informazione moltiplichiamo tutto per x per x con 0. Allora qui mi viene f di x meno f di x con 0 uguale f' di x con 0 per x meno x con 0 più o piccolo di x meno x con 0. Cioè, se io moltiplico per x meno x con 0 otterrò un infinitesimo che non è soltanto generico, ma che è, insomma, ha questa proprietà: limite per x che tende a x con 0 di o piccolo di x meno x con 0 fratto x meno x con 0 fa 0. Perché ovviamente ho moltiplicato per x meno x con 0, se ridivido per x meno x con 0 trovo quello che c'era prima, che era infinitesimo. Quindi moltiplicando per x meno x con 0 ottengo qui un infinitesimo di ordine superiore all'infinitesimo fondamentale, cioè di ordine superiore al primo. Infinitesimo fondamentale si dice che è ordine 1. Allora, questa informazione la posso ulteriormente scrivere in un altro modo. Porto f di x con 0 a destra e scrivo sulla sinistra. Adesso mi piace di più, perché cosa mi dice? Andiamo a scrivere, per capire ancora meglio questa informazione, andiamo a scrivere, se io sapevo soltanto che la f era continua, cosa sapevo? Che il limite per x che tendeva a x con 0 di f di x era uguale a f di x con 0. Cioè che f di x era uguale a f di x con 0 più o piccolo di 1. Allora qua la f piccola è continua, qua la f è derivabile. Ok? Allora vediamo, confrontiamo queste due scritture, vediamo che quella non è altro che un raffinamento di questa. Qui c'era scritto: la tua funzione era continua, che vuol dire che vicino al punto x con 0 il valore della f era f di x con 0 più un resto. Questo resto, di questo resto sappiamo solo che tende a 0. Qui invece l'informazione è più strutturata, più elaborata, perché cosa c'è scritto? F di x è uguale a f di x con 0 più una quantità che non è altro che una costante per x meno x con 0 più un resto, soltanto che stavolta il resto è più piccolo, o almeno è più piccolo quando x è vicino a x con 0. Perché quando x tende a x con 0, vedete, o piccolo di 1 io so solo che tende a 0, o piccolo di x meno x con 0 so che tende a 0 più velocemente di x meno x con 0. Quindi supponete che x meno x con 0 per esempio sia 10 alla meno 3,
e che siano già abbastanza vicini al limite. Comunque, questo qua sarà vicino a 0, però che ne so, potrebbe anche essere 10 alla meno 2, 10 alla meno 1. Non è detto che vada a 0 con quella velocità di x minus con 0. Questo qua invece più probabilmente sarà 10 alla meno 4, 10 alla meno 5, il numero adulto. Perché diviso per 10 alla meno 3 deve andare lo stesso. Almeno, in qualche caso concreto sarà così. Poi diciamo, l'intorno in cui questo qui diventa più piccolo di questo, dipende dalla funzione, ovviamente. Comunque, come vedete, questa informazione è più strutturata, mi dice qualcosa in più. Qua cosa mi dice sostanzialmente? Mi dice che io, se voglio approssimare la funzione nell'intorno di x con 0, per bene che faccio, posso prendere la costante f di x con 0. Certo, i due grafici non si assomigliano molto, vedete? Uno è orizzontale, l'altro no. Può essere anche frastagliato, può non avere una direzione, una tangente. Ma l'unica cosa che posso dire se la funzione continua è che il grafico l'avvicino sta vicino a f di x con 0. Il valore della funzione sta vicino a f di x con 0. Qua è un po' più precisa la cosa, perché il mio grafico stavolta cosa sarà? Sarà vicino, se io faccio adesso il grafico di questa che cos'è? Questa è una retta. Se io uso questa come grafico di corrispondente a questa equazione, y uguale a questa roba qui, questa è una retta. Allora il grafico, diciamo, della mia funzione sarà vicino a quello della retta, nel senso che la differenza, cioè il resto, tra il valore preso sul grafico della funzione e il valore preso sul grafico della retta sarà un infinitesimo, ma questo infinitesimo sarà un infinitesimo di ordine superiore al primo, cioè vedete qui, immaginate che prendo la stessa funzione, uso solo il fatto della continuità, se approssimo con la costante, quando sto abbastanza vicino a x con 0, qui questo pezzetto qui sembra quasi un triangolo, cioè ha due lati, uno verticale e uno orizzontale, un terzo lato leggermente curvo, ma grosso modo assomiglia abbastanza a un triangolo. Quindi, che vuol dire? Che il rapporto tra delta y e delta x è più o meno costante. Cioè, quindi delta y, cioè l'incremento della f di x meno f di x con 0, è dell'ordine dell'incremento della x. Qua invece no. Se ci tolgo questo pezzo, quello che rimane non è più dell'ordine della x, cioè del delta x, cioè di x meno x con 0, è di ordine super, quindi tendenzialmente è più piccolo. È chiaro che se io mi metto lontano da x, non è, diciamo, molto, può essere un terzo, un quarto, ma se mi metto qua, i due grafici si confondono al punto tale che quando vado a fare la differenza, cioè questo elemento, questo resto qua, e lo divido per x meno x con 0, diventerà sempre più piccolo, a un certo punto diventa molto vicino a 0. Allora, questo grafico, questa retta è quella che per definizione prende il nome di retta tangente al grafico nel punto x con 0, f di x con 0. Quindi qual è l'equazione della retta tangente? È quella di equazione y uguale f di x con 0 più f' di x con 0 per x con 0. Qual è la proprietà caratteristica della retta tangente? Per precisione, la retta tangente al grafico di f di x in x con 0 e f di x con 0, r di x è l'unica questa è y uguale a r di x è l'unica y uguale a r di x è l'unica retta
carichi f di x è uguale a r di x più o piccolo di x minus 0. È l'unica retta tale che se faccio la differenza f meno questa retta mi rimane infinitesimo di ordine superiore al primo. L'abbiamo dimostrato quando abbiamo fatto questa scrittura, sostanzialmente. Nel senso che se vale quel limite arrivo a questa scrittura, se vale questa scrittura posso tornare indietro a quel limite. Queste due scritture sono equivalenti. Allora è chiaro che se vale quella, l'unica retta, diciamo, per avere un piccolo di x minus con 0, la retta che va bene è questa qui. Se ne, viceversa, se ne prendo un'altra, basta fare la differenza e vedere che non è un piccolo di x minus con 0. Se non passa, se la retta non passa per il punto in questione, diciamo, se io prendessi un'altra retta addirittura per x che tende con 0, f di x meno il valore dell'altra retta non tenderebbe neanche a 0. Però tra le rette che passano per il punto del grafico, cioè diciamo, nel fascio di rette che passa per quel punto del grafico, l'unica che soddisfa questa condizione qui è la retta tangente. Va bene? Se non siete soddisfatti della dimostrazione, come in effetti non dovreste essere, scrivete quello che manca per l'esercizio, che è un esercizio facile. Va bene? Ok. Adesso passiamo a un'altra cosa, sempre sulla derivata, ovviamente. Quando siamo arrivati a questa scrittura, no? Adesso conosciamo queste derivate, facciamo queste scritture da qualche parte. Per esempio, quindi lasciamo stare questa lavagna qua. Per esempio, scriviamo questa cosa qui per la funzione I alla x nel punto x uguale 1, x con 0 uguale 1. Quindi, che c'è scritto? Che E alla x è uguale a f di x con 0, cioè se x con 0 uguale a 1, e I alla u più la derivata di I alla x che fa nel punto x con 0, quindi un'altra volta E, che moltiplica x meno 1 più o piccolo x meno 1. Ok? Va bene. Quindi ho semplicemente scritto la, diciamo, relazione fondamentale che mi viene dalla derivata come sviluppo infinito, sì, nel punto. Facciamo adesso nel punto 0. Oh, che l'ho fatta nel punto 1, c'è traccia del fatto che o piccolo di x meno 1 significa x sta tendendo a 1. Quindi qua non devo scrivere per x che tende a 1, è implicito quando scrivo piccolo di x meno 1. Facciamo nel punto 0. Allora, e alla x stavolta è uguale? E alla 0 che fa? 1 più la derivata che fa sempre 1 per x più piccolo di x. Ma questa informazione era esattamente quella che mi diceva che il limite per x che tende a 1 di e alla x meno 1 fratto x fa 1. O scrivere così è la stessa cosa. Quindi, come vedete, ed è esattamente l'informazione dalla quale siamo partiti per calcolare la derivata esponenziale. Quindi, in realtà,
Io sapevo questo, ho sfruttato questa per fare il limite che mi dà la derivata esponenziale e calcolare la derivata esponenziale stesso, ma in realtà ovviamente questa informazione si porta presso, nel senso che una volta che so la derivata esponenziale esponenziale, se lo scrivo nel punto 1 ottengo questa scrittura qui, che è esattamente l'informazione da cui sono partito. Se lo scrivo, scusate, nel punto 0, se lo scrivo nel punto 1 ottengo quest'altra informazione qui, che sembra di avere di più, sembra che io abbia di più, perché poi questa cosa la posso scrivere in qualunque punto, la posso scrivere nel punto meno 5, la posso scrivere nel punto 7. In realtà questa informazione è figlia di questa, noi con questa abbiamo fatto il limite, abbiamo fatto vedere che la derivata esponenziale è l'esponenziale stessa. Quindi è tutto racchiuso qui, in questa informazione, però diciamo, ovviamente, una volta che ho dimostrato che la derivata esponenziale è ancora esponenziale, questa informazione non viene perduta, cioè non viene usata una volta e poi non la recupero più. Diciamo, nel fare quei conti, l'informazione rimane, la posso recuperare facilmente. Ok? Quindi dire questo o dire che questo limite fa 1 in realtà sono informazioni equivalenti, perché partendo da questa informazione abbiamo trovato che la derivata esponenziale è esponenziale, sapendo che la derivata esponenziale è esponenziale abbiamo ritrovato di nuovo questa informazione. Quindi vedete, conoscendo sostanzialmente la derivata in un punto e vabbè, conoscendo anche le proprietà della funzione esponenziale, tutte le altre derivate le abbiamo calcolate facilmente. Viceversa, ovviamente, se conosciamo le derivate in tutti i punti, conosciamo anche la derivata del punto 0. Oh, facciamolo per un'altra funzione. Per esempio, prendiamo questa funzione qua, f di x uguale 3x più 2, ma semplice funzione lineare. Allora, scriviamo, facciamo questo sviluppo nel punto x con 0 uguale 3. Allora, f di x a quanto è uguale? Allora devo fare f di x con 0, cioè no, più 2, 11, sentito numeri, più f prima di x con 0, la derivata di questa qui fa 3, per x meno x con 0, cioè x meno 3, più dovrei scrivere un resto, questo resto dovrebbe essere di ordine superiore. In realtà qua so che il resto non c'è, perché quando è approssimato la funzione lineare con la sua tangente, se voi prendete una qualunque funzione lineare, questa per grafico è una retta, quando andate a fare la retta tangente coincide sempre con la retta stessa, quindi so che il resto è 0. Quindi semplicemente qui io so che questo 3x meno più 2, scusate, è uguale a 11 più 3 volte x meno 3. Ovviamente qua è banalmente una questione di algebra, moltiplicare 3x meno 9 più 1 fa 3x più 2. Però semplicemente io ho scritto la mia funzione in un altro modo, che può essere conveniente se poi x meno 3 lo voglio chiamare t. È chiaro? E l'ho fatto velocemente, vedremo che questo lo potrò fare poi in seguito anche quando parlerò di derivate seconde, terze, cioè anche per polinomi di grado superiore al primo, già l'abbiamo accennato. Vediamo un'altra cosa. Prendiamo un'altra funzione. Prendiamo ad esempio la funzione logaritmo di x. Scriviamo
questa cosa nel punto 3. Allora, logaritmo di x uguale a logaritmo di 3 più la derivata del logaritmo è 1 su x, quindi 1 su 3 per x meno 3 più o piccolo di x. Siete, diciamo, la cosa vi lascia un po' perplessi. In realtà, per esempio, anche senza usare direttamente, andare a vedere lo specchietto con questa forma, se io voglio sviluppare il logaritmo di x e x sta tendendo a 3, allora diciamo che x lo chiamo 3 più t, quindi t tende a 0. Allora questo che cosa si fa? È il logaritmo di 3 più t. Ok? Come si fa? Normalmente noi non facciamo così, non andiamo a guardare la formula, si fa così, come sto facendo io adesso. Allora, come si fa? Questo è logaritmo di 3 più logaritmo di 1 più t terzi. Ho semplicemente usato il fatto che ho diviso, ho messo i 3 in evidenza, ho usato il fatto che il logaritmo di un prodotto è la somma dei logaritmi. A questo punto, questo è logaritmo di 3 più logaritmo di 1 più x, quando x tende a 0 l'abbiamo già visto, fa x, cioè in questo caso fa t terzi, più o piccolo di t. Adesso se vi ricordate che t è x meno 3, avete ottenuto esattamente la stessa cosa. Ma come fa il logaritmo di un prodotto? Logaritmo di un prodotto è la somma dei logaritmi. Logaritmo di a per t è uguale a logaritmo di a più logaritmo di b. Ma quello è logaritmo di 3 più t. Però 3 più t, se lo vuoi scrivere come prodotto, è 3 per 1 più t terzi. Se metti in evidenza il 3, lo devo mettere in evidenza tutte e due. Quindi diventa logaritmo di 3 più logaritmo di questo. È chiaro? E quindi, come vedete, usando, diciamo, i normali calcoli con gli sviluppi che avevamo cominciato a fare, che poi riprenderemo in maniera più sistematica, o lo faccio così o lo faccio come, mi deve uscire sempre la stessa cosa. Ricordate un altro fatto: quando io applico queste formule oppure faccio questi metodi per sviluppare eccetera, sto semplicemente scrivendo in modo diverso la stessa cosa. Non sto prendendo qualcosa il cappello a cilindro, ci ho messo il piccione, esce fuori il fulano. No, deve essere sempre la stessa cosa. Come lo fate a controllare? Allora, qui x tende a 3, questa roba per x che tende a 3 a quanto tende? Logaritmo del continuo tende al logaritmo 3, e questa roba a destra per x che tende a 3 a quanto deve tendere? Questo tende a 0, questo tende a 0 tende al logaritmo 3, e questa uguale, cioè come lo scrivo scrivo, se in 3 valeva logaritmo 3 deve continuare a valere logaritmo 3. Cioè molto spesso voi dice, ma qua mi viene, perché c'era stato un errore precedente, però qua mi viene che va a 2, dovrà andare più infinito. Allora fate qualche ingiallo, dopodiché vi fa più infinito, dopodiché non avete fatto un errore solo, ma ne avete fatti due. Quello di prima e quello di dopo. Cioè, quello di dopo è quello stupido, il più stupido, perché voglio dire, io non posso prendere una cosa che tendeva a 2 e la faccio tendere a più infinito. Cioè, la faccio diventare più infinito, no? Ok. Quindi, come vedete, abbiamo scritto anche questa cosa per la funzione logaritmo. Proviamo a scriverla pure per un'altra funzione. Prendiamo per esempio la funzione coseno per cosa. Allora, vediamo un po'. Coseno iperbolico di x, x tende a 0. Coseno iperbolico di 0 fa 1. Seno iperbolico di 0 fa 0, quindi quel pezzo là non c'è. Quindi più o piccolo di x.
il secondo pezzo, la derivata è cosa di iperbolico, è segno iperbolico, in 0 il segno iperbolico vale 0. Il secondo pezzo non c'è. E ne è uno più piccolo di questo. Quando faremo sfruttando per esempio qualche formula di duplicazione o altro, insomma, se facessimo un esercizio un po' più complicato, questo è 1 più x quadro mezzo più o piccolo x. Però questo qua, perché diciamo, perché lo sappiamo, perché ce l'ha detto l'angioletto col panierino, come diceva il mio maestro elementare, che l'informazione è arrivata dal cielo. Ok? Quindi in realtà poi vedremo che questa informazione si può scrivere meglio, si può allungare, eccetera. Però chi era coseno di x? Era e alla x era 1 più x più o piccolo di x, e alla meno x, basta sostituire meno x qua dentro, viene 1 meno x più o piccolo di x. Fate la somma, anzi la semisomma, 1 più 1 diviso 2 fa 1, x meno x diviso 2 fa 0, o piccolo di x più o piccolo di x diviso 2 fa o piccolo di x. E se voglio fare invece il seno iperbolico di x, sarà x più o piccolo di x. Perché? Stavolta devo fare la semi di f, 1 meno 1 diviso 2 fa 0, x meno meno x diviso 2 fa x, o piccolo di x meno piccolo di x fratto 2 fa o piccolo di x. Ricordate questo, non fa 0. E quindi abbiamo scritto anche questa informazione per quando io... Quindi, oltretutto, è vero che questi, i grafici di queste due funzioni sono ben diversi da seno e coseno, però vicino a zero non si... Per esempio, se io scrivessi coseno e seno, scritto fino a qua sarebbe esattamente la stessa informazione, soltanto che il coseno vicino a zero fa 1, che è il valore massimo, il coseno iperbolico vicino a 0 fa 1, che è il valore minimo. Quindi una farà di così e una farà di così, cioè una qua ci sarà più x quadro mezzo e l'altra ci sarà meno x quadro mezzo. Chiaro? Per il coseno e vabbè, per il seno non la discutiamo. Ok, vediamo ancora qualcosa che si può dire. Ecco, un esercizio, suppongo, sì, uso ancora la regola di derivazione, tanto prima l'abbiamo detto quella delle funzioni composte. Dovete derivarmi questa funzione qua, x elevato alla x, questa è una funzione definita per x non giovedì. Allora, prima di questa funzione voglio sapere due cose. Voglio sapere il limite per x che tende a 0 di f di x, e poi voglio sapere f' di x. Vi do qualche minuto. Piccolo suggerimento, questa potete scriverla come l'esponenziale di x per il logaritmo di x. Se la scrivete così diventa facile da derivare. Allora, come si fa la derivata? La derivata, io devo fare la derivata dell'esponenziale, quindi viene l'esponenziale stesso del suo argomento, cioè di x logaritmo di x, per la derivata dell'argomento. Adesso l'argomento è un prodotto, quindi quando devo derivare questo argomento devo fare la derivata di x che fa 1 per logaritmo di x, più la derivata di logaritmo di x che fa 1 su x per x che fa 1. Quindi qua mi viene
x alla x, perché mi ricordo adesso che questa era la stessa funzione iniziale, che moltiplica 1 più logaritmo. Ok. Se invece voglio fare il limite, cosa devo fare? Devo fare il limite per x che tende a 0 da destra dell'esponenziale x logaritmo di x. Quindi facciamo, per calcolare quel limite basta calcolare il limite dell'argomento, in quanto l'esponenziale è una funzione continua. Quindi basta fare, cominciamo a calcolare questo limite qua, limite per x che tende a 0 da destra di x logaritmo x. Allora x lo chiamo 1 su t, questo mi viene il limite quando x tende a 0 da destra, t tende a più infinito. Allora qua mi viene 1 su t logaritmo di 1 su t, quindi mi viene meno il limite per t che tende a più infinito di logaritmo t su t. Il logaritmo di 1 su t è meno logaritmo t. Quindi in realtà però questo limite quanto fa? Fa 0. Se vi ricordate, il logaritmo di n su n l'avevamo calcolato e tende a 0. In realtà diciamo non è tanto più difficile calcolare questo limite e vedere che fa. Quindi questo è 0. In realtà è 0 meno però. Perché questo, questa quantità è positiva, quindi questa tende a 0 più, col meno davanti tende a 0 mantenendosi negativa da solo. Quindi questo quanto fa? E alla 0, cioè 1. Da sotto, perché l'esponenziale è una funzione crescente. Allora se sto a sinistra di 0, l'esponenziale di una cosa a sinistra di 0. Allora, quindi se invece adesso faccio tendere x a 0 da destra, qui la derivata che fa? Questo abbiamo detto tende a 1. Per x che tende a 0 da destra, il logaritmo di x va a meno infinito, si può dimostrare con un semplice esercizio. Quindi più 1 sempre a meno infinito va per 1 a meno infinito. Quindi se io volessi fare un grafico, vabbè, qua mi capiranno meglio quelli che hanno fatto lo scientifico o l'industriale, della funzione x alla x, beh, x alla x in 1 vale 1, in 0 tende a 1, questo si imbenna velocissimamente, però prima qui ci stava andando da sotto a 1, ricordate? Questa informazione a meno infinito ci dice che quando mi avvicino all'origine la tangente sarà verticale. Quando la derivata non c'è ma il limite fa più o meno infinito, vuol dire che la tangente è verticale. Vabbè, e intanto abbiamo imparato comunque a fare questa derivata, cioè questo è il trucco. Vedete, qui avete la x sia all'esponente che alla base, e allora questo vi impedisce di usare qualunque formula conoscevate già, non potete usare nessuna delle formule conosciute. Se però invece di scriverla così la scrivete in quest'altro modo, adesso questo è diventato l'argomento di una funzione, e quindi e l'argomento di questa funzione è un prodotto di due funzioni della x, quindi semplicemente
io quando vado a derivare posso derivare con la regola di derivazione della funzione composta e con la regola di derivazione del prodotto. Quindi non ci sta niente di particolarmente difficile. Ok? E va bene. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po' se mi sapete derivare x alla x alla x. No, x alla x alla x. La, se no le parentesi le mette in modo diverso, faceva x alla x quadro. Allora, come lo devo scrivere? Vediamo un po' se ci avete capito qualcosa. Ah, questo lo posso scrivere come esponenziale di x alla x per logaritmo x. Allora, deriviamo. Tanto la derivata di x alla x l'ho fatta prima. Allora, se no posso ancora x alla x scriverlo, però non conviene perché quella derivata l'ho fatta prima. Allora, questa è f di x. F' di x è uguale, la derivata dell'esponenziale è esponenziale stesso, quindi mi viene x alla x alla x per la derivata della funzione intera, quindi mi viene x alla x per logaritmo di x più 1, la derivata della prima per la seconda non derivata per logaritmo di x più x alla x per la derivata di questo che fa 1 su x, quindi viene x alla x. Questa è la derivata. Ho fatto. Allora, derivata della funzione esponenziale è la funzione stessa. La funzione stessa era questa qua. Adesso devo fare la derivata dell'argomento internamente. La derivata di x alla x era x alla x per logaritmo di x più. Per la seconda non derivata. Più la derivata della seconda che fa 1 su x che moltiplica questa. Ma moltiplicare 1 su x per x alla x significa che l'esponente deve scendere di 1. Quindi x alla x. Quindi questa è la deriva. Vabbè. Ok? Allora, come ci abbiamo 9 minuti? Allora, come premio, perché oggi siete stati meno distratti del solito, vi serve un foglio di carta, faccio esercizio di geometria. Ah, vabbè, sì, fai no, ce l'ha lui, ce l'ha con gli anelli, dai. Si è sacrificato lui. Allora, ah, la mattina lo bevete il latte? Allora, quelli che bevono il latte, lo bevete da bottiglia o busta? Qualcuno lo beve dalla busta, diciamo, lo prende dalla busta, non direttamente, che diciamo usa il latte nella busta, cioè quello della busta di prima, delle 1,10 euro. Allora, se vedete sulla busta del latte che ci sta scritto piccolo piccolo? L'avete letto Tetrapack da qualche parte? E perché si chiama, ci sta scritto Tetrapack? Tetra che vuol dire? 4 strati. Allora, quello è un se state attenti, ve lo spiego. La prima busta del latte era fatta a piramide. Allora, adesso siamo tornati alla bottiglia di plastica. Prima c'era la bottiglia di vetro. Appena uscita la plastica, hanno fatto la busta del latte a piramide. Diciamo un po' meglio.
così. Uno di, diciamo, due di questi lati, per la precisione questo e questo, se non vado errato, erano saldati, erano schiacciati e saldati. E poi, diciamo, quando ero piccolo io la busta del latte era fatta così. Allora, perché era fatta così? Infatti si chiamava Tetra Pak perché aveva quattro facce e la busta del latte era fatta così. Perché era fatta così? Perché è facile ottenere una piramide. Da che cosa? Dalla superficie cilindrica. Molto semplice. Pinzi qua, schiacci da quest'altra parte. La vedete la piramidina? Penso che si veda bene. Allora, questa è stata, beh, in realtà questa non è che l'ha fatta il signor Tetra Pak, che tra l'altro non so come si chiama, mi ricordo come si chiama, ma non svedese, insomma, ci sta veramente. E non è che l'ha inventata lui sta cosa, però è il primo che l'ha saputa sfruttare commercialmente. Cioè, erano state inventate le materie plastiche, quindi era facile fare un foglio di plastica, metterci su tutto quel, diciamo, ci sta un velo d'alluminio, insomma, quello che è. E comunque fare questa struttura per contenere gli alimenti, diciamo, fare una materia plastica, diciamo, a più strati per contenere gli alimenti. Era facile pure saldarla, perché la plastica, se tu, diciamo, la riscaldi a una certa temperatura, si salda. Era, quindi, che cosa faceva? Era fatto una sfoglia piana di questo contenitore, poi l'aveva saldato lungo questa cosa e ci aveva fatto la superficie cilindrica. Poi questa superficie cilindrica passava alla macchina, la macchina stringeva su, ci buttava là, stringeva su, tagliava, fatto la busta. Quindi è stato il primo metodo, diciamo, di imbustamento dei liquidi, diciamo latte in questo caso, che è, era notevolmente più pratico, perché la bottiglia del latte si poteva rompere, quella non si rompeva. Poi la bottiglia del latte la dovevi riportare al negozio, quello lo prendevi e lo buttavi, certamente è una questione, adesso lo butti nella, lo differenzi, no? Lo butti nel contenitore per la plastica, perché, anche perché il costo del petrolio adesso sarà anche in termini reali 10-20 volte quello di quando è stata inventata sta cosa. Però ecco, considerate che il signor Tetra Pak, chiamiamolo così, quando ha sfruttato commercialmente questa cosa, da quando ha sfruttato commercialmente questa cosa, cosa fa? Incassa soldi. La busta del latte con marchiato Tetra Pak non la fa il signor Tetra Pak. Per esempio, la roba che viene industrata in questa zona la fanno, mi pare, Pascarola, vicino Caivano, o vicino, no, vicino Carino. Insomma, sta un'azienda che fa tutte queste. Allora, ma questa azienda, per poter fare la busta del latte in quel modo, deve pagare la royalty al signor Tetra Pak, cioè all'azienda. Tanto è vero che adesso non c'è più il monopolio. Già la cosa l'avevo notata un po' più di 10 anni fa. C'era. Allora, il problema qual è? Che lui questa cosa l'ha brevettata, però il brevetto scadeva. Dopo 20 anni il brevetto scade. Allora, dopo 20... che cosa ha fatto prima che scadesse il brevetto? Si è inventato un'altra piegatura migliore. E infatti la busta è diventata... La busta che ci avete adesso non è scema, eh! Non è mica scema, non è fatta male. Se ci fate caso, sotto è ripiegato a doppio, diciamo, tutte le quattro piegature sono saldate sotto, così sotto è più robusta, qui è comoda perché la potete prendere con due dita, se non ci saltate sopra non schiatta, insomma, quindi non perde latte. Ovviamente c'è un problema, ma questo è comune pure alle bottiglie di vetro, fa condensa fuori, perché quando la portate fuori dal frigorifero
fa un po' di umidità di condensa. Quindi questa cosa è rimasta brevettata. Poi le aziende sono molto in gamba nel dire, dice sì, questo lo facciamo per motivi ecologici, è meglio di quello che c'era prima, eccetera. In realtà motivi ecologici mica tanto, perché qua ci stanno vari tipi di plastica, non è facile da riciclare, ma poi adesso si sono inventate quelle col tappo laterale. Qui c'è un tappeto. Allora, queste mi pare che non so se, insomma, c'erano tutte e due, sia la Tetra Pak sia adesso ci sta un'altra ditta concorrente, mi pare sia Mieco Pak, che pure si è riuscita a inventare qualche piegatura che era un pochino diversa, o che comunque quella della Tetra Pak non era più brevettata, e adesso c'è concorrenza. Ma io già 15 anni fa, una volta andando in un discount, più di 10 anni fa sicuro, vidi una piegatura strana. Quella, infatti andai a vedere, non c'era scritto Tetra Pak vicino, però quella era un po' artigianale, insomma, c'era una ditta che aveva provato a piegare sto latte in una busta di latte in maniera un po' diversa per non pagare quella royalty. Dice, ma quant'è la royalty? Un centesimo? Però quello guadagna, è una royalty, quindi non è che la fa lui la busta. La ditta che fa la busta gli deve dare mezzo centesimo. Motivo per tutte le persone che stanno a bere il latte la mattina, adesso sarà mattina a New York, no? Sono 6 ore di differenza, sono le 8 là. Poi non ci sta mica solo il latte, stanno i succhi di frutta. I succhi di frutta li hanno piegati in maniera ancora più intelligente. Si sono fatti amici anche perché i succhi di frutta sono piegati a doppio, cioè hanno le piegature, le alette sopra e sotto. E quindi in tutte quelle alette ci si va a infilare un po' di succo di frutta, che poi per farlo uscire devi fare delle e quindi quello non è che dispiace al produttore di succo di frutta, insomma è tutto un prodotto che diciamo è stato venduto, però diciamo il vino in brick, tutto quello che volete, allora ogni volta che viene aperta una busta di questo genere il signor Tetra Pak guadagna mezzo centesimo. Il signor Tetra Pak è uno dei 10, un tempo erano i 10, ma non lo so se ci sta più ricchi. Esatto. Quindi allora poi invece di stare là a scaldare la sedia adesso tanto i matematici già lo sappiamo, non c'è speranza che sappiano applicare quello che è. Però voi dovreste fare gli ingegneri, no? E allora cercate di... Okay. Il signor Tetra Pak è arrivato prima degli altri e ha fatto bingo. Va bene.